come sarà andata a finire la pianta di scavo, ma una volta che riesca a ottenere qualcosa di nuovo viene. Ehi Stefano, stiamo a cercare cose allora. Come va? Ciao, come va Francesco? Bene, bene. Comunque, come puoi vedere, la pianta di scavo ce l'ho io, quella stampata almeno, me l'ha dato il professore, perché mi ha detto che stamattina eri libero e che potevi un po' farmi il punto sul vignale. Ah, ho capito, ho capito. Sì, sì, effettivamente il professore mi aveva detto che forse saresti passato. Beh, perché tanto dovresti sapere che l'anno prossimo vengo a scavare con voi. Sì, sì, l'ho saputo. Quindi direi di approfittarne subito, già che abbiamo a disposizione la pianta, possiamo iniziare a guardare un po' che cosa troverai sullo scavo. Certamente. Questa è la pianta dello scavo, è aggiornata al 2010, l'anno scorso. Perfetto, possiamo iniziare allora. Però, complimenti, l'area di scavo mi sembra molto estesa, ma l'avete scavata tutta voi? Non ci sono stati altri interventi prima del vostro? L'area che vedi su questa mappa è interamente risultato degli scavi dell'Università di Siena e del Ministero, però il nostro non è stato il primo scavo a Vignale. Ah no? No, i primi scavi risalgono addirittura al 1831. In occasione della costruzione della Via Regia, il cui tracciato corrisponde più o meno a quella dell'odierna statale Aurelia, vennero messi in luce i resti di antichi muri romani. Lo scavo successivo ci è stato tramandato da questa pianta, che è datata al gennaio del 1831. Interessante, ma come sono interpretate queste strutture? Ma guarda, abbiamo le testimonianze scritte degli eruditi dell'epoca che ci raccontano che sono state... Abbiamo rinvenuto degli antichi resti di bagni romani che dovevano sussistere in Vignale. Si registra la presenza di numerose canalette, di un edificio absidato e di una struttura quadrata che può essere interpretata come una cisterna. Sulla base di questa documentazione abbiamo pochi dubbi, è chiaro che dovevano essere delle terme all'interno di una villa. Però non vedo le stesse strutture rappresentate sulla vostra pianta di scavo. Hai ragione, purtroppo nonostante siano molto grandi, parliamo di strutture di 40-50 metri per 25, non le abbiamo ancora individuate. E queste strutture non corrispondono a nessuno dei muri che abbiamo messo in luce nelle scorse campagne di scavo. Ma almeno questa pianta ci testimonia che da qualche parte queste strutture devono essere. In effetti le loro dimensioni sono notevoli, quindi cioè, si dovrebbero trovare sicuramente procedendo con lo scavo. Noi speriamo di sì. Tra le altre cose, queste strutture furono ritenute molto importanti all'epoca del loro rinvenimento e sappiamo dalla documentazione scritta che furono coperte con delle tettoie per permetterne la conservazione. Però già dopo il 1843 sappiamo che l'area venne riconvertita a vigneto e quindi ne perdiamo le tracce. Solamente nel 1968, dopo le profonde arature per l'impianto di un altro vigneto, i resti sepolti vennero di nuovo intercettati e in parte distrutti. Ma quindi a queste arature non seguì alcun intervento archeologico? Soltanto un breve sopralluogo della soprintendenza, di cui ci rimangono alcune fotografie. Certo che questi lacerti di muri e pavimenti sono davvero grandi, quindi questo sopralluogo non ha definito bene la natura del sito? Diciamo che ha semplicemente riconfermato quello che già era stato scoperto nel 1831. Si tratta di una villa.